E faccio una chiosa a volo perché magari qualcuno che ci ascolta se no sorce il naso la eh, dopamina la definiamo più come neurotrasmettitore che non come ormone sì. Giusto è sì. puntualizzare che qualcuno magari può sorcire il naso e, parlando di questo discorso che poi concludiamo mi rifaccio una domanda che hanno fatto che è quella del uh, sto cercando di ragionare sul fatto che il tempo guadagnato grazie alla tecnologia che può essere che ne so smart working oppure con quei tempi morti tagliati e la tecnologia che ha facilitato tante cose nella vita negli anni aumentando diciamo il tempo libero eh, non sono sicura che queste cose uh, questo guadagno di tempo sia un net positive grazie alla tecnologia e, e qualche riflessione a tema eh... Allora, sì, è vero sicuramente che c'è comunque un guadagno di tempo. Però posta, diciamo, una, una buona igiene social, quindi posto tutto quello che abbiamo già detto, eh, perché sennò altrimenti torniamo appunto che siamo quattro ore libere e le passiamo sul social, quindi a quel punto non, non abbiamo guadagnato niente, probabilmente. Eh, quindi, posto questo, eh, il punto è che sì, è vero eh, che abbiamo più tempo libero però è anche vero che con la tecnologia noi ci sentiamo sempre con l'acqua alla gola. Um, mi spiego meglio perché sennò può essere frainteso anche WhatsApp, che utilizziamo tutti, scommetto, è app di messaggistica istantanea, quindi proprio la definizione, che cosa significa? Che io invio un messaggio, l'altro lo riceve subito e potenzialmente gli arriva una notifica e mi risponde. Cioè è vero, abbiamo più tempo libero, però siamo sempre connessi, sempre costantemente connessi. E questo non è solo, sì, è sicuramente un vantaggio eh, per tantissimi motivi, però allo stesso tempo, mh, se vogliamo essere proprio critici e valutare le cose nel loro insieme, c'è anche il problema che noi cognitivamente siamo sempre presi, abbiamo sempre l'attenzione su qualcosa e quindi questo, sì, più tempo, ma anche più esposizione a uno stimolo di qualsiasi tipo, uguale, eh, la sera sono sfinito, sono stanco, il giorno dopo magari ho anche meno energie perché sono preso. Da tante situazioni, quindi anche il mio tempo libero non è un tempo eh, in cui io magari faccio cose eh, anche per un po' per estranearmi no? da, da un contesto, no? Magari sono preso sempre nella mia quotidianità. Poi per non parlare anche del mondo del lavoro, perché eh, adesso magari anche chi lavora, eh, chi fa il lavoro d'ufficio, quindi la stragrande maggioranza della popolazione sa che magari arrivano mail a qualsiasi ora. Beh, anche quello, eh, magari la mail ti arriva, tu non stai lavorando, però. La leggi perché arriva la notifica, sei proprio predisposto a leggere, a vedere anche solo per la curiosità, e quindi torni a lavorare anche solo mentalmente, anche solo per il fatto che tu hai dedicato quei dieci minuti alla lettura e una rielaborazione cognitiva. Quindi, sì, sicuramente c'è più tempo, però la gestione del tempo ehm, è anche un altro tema importante cioè non è vero che se abbiamo tempo libero allora automaticamente sappiamo come gestirlo questo è come chi magari vince 100 milioni di euro al Suprema Lotto ma non sa come gestire il denaro e quindi arrivederci e grazie magari viene sperperato brutalmente Infatti eh, è stati... la stessa cosa col tempo statisticamente la maggior parte di persone che ha vincite di denaro importanti o anche che magari eh, sportivi che hanno guadagnato molto ci sono parecchi casi in cui finiscono sull'astrico dopo anni dici dicevi che nevi milioni non hai fatto? perché non sapendo gestirsi in modo, sperperano tutto e si trovano praticamente a zero di nuovo dopo anni. Eh, e Appunto, esattamente, questo è il problema anche del tempo libero. Uno dice la tecnologia mi regala tempo libero, sì, però poi per poter riuscire a gestire quella, diciamo, quel tempo in più, paradossalmente il nostro cervello ha bisogno di che cosa? Di guadagnarsi quel tempo, perché noi funzioniamo così. Quando diciamo, eh, poniamo uno sforzo, facciamo... Diciamo uno sforzo per, un, per una qualsiasi cosa e poi con lo sforzo ci dà un risultato. Allora, in quel caso riusciamo a gestire meglio anche il risultato. Quando invece ci viene dato qualcosa senza che noi facciamo uno sforzo per ottenerla, è un casino. È Questo un certo, casino. Il classico messaggio che dice sempre: Huberman dice cercate di minimizzare la dopamina, cioè la ricompensa dopaminica senza sforzo, cercate di, di legare una ricompensa sempre a uno sforzo, a un effort. Eh, in questo modo ne godete di più e non instaurerete circoli viziosi di uh, dipendenza o di deplezione di dopamina costante senza uno sforzo dietro e quindi crollo di motivazione e tutto quello che ne consegue. Okay. Assolutamente. Poi cioè, aggiungo solo questa cosa. Poi c'è anche il discorso della gestione del tempo a tutto tondo. Cioè oggi eh, se si è fortunati... Si ha un buon management del tempo, altrimenti eh, è un disastro anche lì. Cioè, consigli utili quali possono essere? Eh, consigli utili possono essere avere, diciamo, un'agenda in cui si va a scandire il tempo, magari per fasce orarie una o due ore, ma programmando non solo le attività lavorative di studio, ma anche lo svago cioè banalmente. Uno può dire sì, però inizia a diventare una costrizione anche il tempo libero. No, perché se non programmi il tuo tempo libero, finisce appunto che lo vai a sprecare, a sperperare in altre attività che poi non sono realmente tempo libero. Quindi avere una schedule, diciamo, degli, eh, degli impegni orari con le definizioni può essere un ottimo strumento. Tanto, alla fine pianificare una cosa del genere può costare cinque minuti. Quindi anche lo sforzo è, in termini di tempo è irrisorio. Sì, poi sicuramente c'è una differenza tra magari le persone più. Appunto, non dico ansiosi, però comunque votate alla programmazione e all'organizzazione in generale, le persone invece più anarchiche che decidono momento per momento cosa fare. Uh, in generale, però, come abbiamo detto, abbiamo parlato di un diario dei pensieri, di un diario delle attività, una consapevolezza e gestione delle gene social, eccetera. Qual è, diciamo, il leitmotiv, la tendenza comune? È che viviamo in un tempo in cui c'è un'abbondanza ed anarchia di stimoli ed attività. Quindi, lo diciamo, sviluppo della consapevolezza e quindi un po' organizzazione di tutto questo marasma, tutto questo caos di stimoli, attività, eccetera, può aiutare diciamo, a navigare con un minimo di piano, di consapevolezza di rotta la vita nei tempi moderni. Altrimenti, soprattutto poi, certi profili psicologici, se non fanno ciò, possono finire, diciamo, in bara onda ad essere travolti da tutto questo caos informativo, stimolante, ambientale e quant'altro, e poi averne le conseguenze negative, perché appunto ci troviamo con le persone che in pilo con pilota automatico inserito completamente si ritrovano in situazione a cascata. Eh, non sapendo neanche come, sapendo solo che in quella situazione in cui si sono ritrovati, hanno un disagio e stanno male. Sì, è assolutamente. Che poi diciamo tutta questa riflessione dovrebbe essere fatta soprattutto a scuola, eh, proprio come opera di sensibilizzazione e di educazione. Ma anche solo appunto abbiamo parlato di gestione del tempo, dei pensieri, ma anche per quanto riguarda la formazione scolastica, pensiamo anche ai ragazzi di 18 anni quanti oggi tantissimi ragazzi eh, sono sottoposti appunto a tutti questi stimoli e poi non sanno che cosa fare nella vita cioè questa è una cosa molto comune adesso che faccio quando esco da scuola ecco ma perché la scuola non fornisce gli strumenti anche per l'orientamento professionale anche banalmente per capire eh, fornire dei test attitudinali dei test specifici di orientamento per capire anche un po' quale può essere un una rosa di direzioni poi da poter scegliere perché appunto altrimenti anche lì si entra in modalità pilota automatico e poi si iniziano a fare scelte anche abbastanza casuali, presi da bias, presi da euristiche, e magari il mio amico fa quello, io allora faccio questo. Cioè, eh, tutto, tu, diciamo, tutto questo eh, secondo me deve partire dal basso. Quindi deve partire dove si fa educazione, dove si fa formazione, quindi scuola, università. Eh, perché essendo sovrastimolati, per forza di cose dobbiamo gestire gli stimoli. Esatto. Ti faccio una considerazione, diciamo, da ignorante come uno che non vive più la scuola da 13-14 anni, quando ha finito, e quindi non sa gli sviluppi attuali quali possono essere, e quindi che vede, io vedo che la scuola, almeno fin quando la frequentavo io, eh, forma fondamentalmente tutto il sistema scol scolastico, forma in maniera cancronistica per lavori che non esistono più e quindi come può orientare verso un mondo sociolavorativo che eh, mai come oggi è in evoluzione velocissima e ci sono intere eh, competenze, skill, lavori, attività che nel giro di cinque anni nascono, muoiono pure, spariscono e sostituite da altri. Sì, il, il problema è che, anzi, forse è, è anche troppo ottimistico dire che la scuola di oggi forma delle professioni datate, cioè probabilmente non forma proprio delle professioni, cioè, tranne eh, se prendiamo i licei professionali, eh, quindi gli istituti professionali, per il resto, licei, ma anche probabilmente gli studi tecnici, gli stessi studi tecnici, eh, non vanno proprio a formare per delle professioni, cioè l'indirizzo della scuola italiana da quando è nata... È nata con un indirizzo fortemente, fortemente eh, storicistico fortemente nozionistico perché perché c'era l'idea che eh, con la cultura quindi magari leggendo i classici leggendo eh, i classici non, non ti parlo per forza filosofici anche banalmente letterari opere storia dell'arte e così via si arrivasse eh, ad avere appunto questo sguardo critico nei confronti del mondo che è un po' quello che eh, cerchiamo di, diciamo, l'obiettivo è lo stesso eh, di, questa, di questa discussione, no? di quello che ci siamo posti all'inizio della discussione. Il problema sono gli strumenti, cioè non si può pensare che con il nozionismo sfrenato si arrivi ad essere critici perché o lì tu nasci predisposto, eh, sei una persona che comunque di base è intelligente, ragiona, e allora puoi riuscire a trovare da quegli strumenti qualcosa di buono e questo, infatti, succede. Alla, diciamo alla minoranza della minoranza degli studenti, oppure semplicemente è inutile quindi non sei preparato per fare un lavoro non, eh, non riesci a capire che cosa hai studiato magari non lo studi nemmeno e comunque vai avanti quindi a questo punto hai un sistema che eh, magari si sì, può salvare qualche, qualche persona, può rendere la vita migliore a qualche persona, la stragrande maggioranza delle persone rimangono eh, nella media o peggio nella mediocrità e poi altre persone, ad altre persone addirittura va a creare proprio un danno a quel punto per quella mancata educazione o quella mancata formazione che poi ovviamente c'è una differenza enorme non solo in, in cosa si insegna ma come si insegna perché uno può insegnare la divina commedia e dire ok impara nel mezzo del cammino di nostra vita eccetera eccetera tutto a memoria oppure può dire non me ne frega niente che lo sai recitare a memoria uh, Dante voleva esprimere questo ha fatto questa critica sociale per questa situazione che c'era all'epoca qui e secondo voi adesso questa situazione con la tecnologia diversa, ma con i pensieri simili può esserci anche adesso oppure no? Uguaglianze, differenze? E magari nel secondo caso l'alunno non sa neanche due parole consecutive a memoria della de, de Divina Commedia, però ha sviluppato una visione critica e anche attiva, facendo un paragone magari attivo tra il tempo in cui è stata scritta e i tempi attuali le dinamiche se sono uguali o non sono uguali ha sviluppato tutte delle mappe mentali mentre in un altro caso si sì, conosce a memoria ti fa tutto, tutto l'inferno a memoria dall'inizio alla fine e poi però finisce lì non, non sa questa cosa non gli arricchisce in alcun modo la visione del mondo ecco eh, quello è il problema infatti il modo in cui si insegna purtroppo eh... A scuola assistiamo troppo spesso, come dicevo all'inizio, alla lezione frontale, quindi è difficile che si riesca a fare un'opera di rielaborazione eh, di questo calibro, che sarebbe un'ottima cosa, perché poi anche se l'alunno alla fine arriva a formarsi un'idea approssimativa, eh, magari anche un po' campata per aria, no? perché uno dice magari si approccia alla materia, non è un professionista, insomma l'idea è quella che è, però è, è la sua idea frutto di rielaborazione. E se ha diciamo una buona guida, poi un buon insegnante che magari inizia a mettere in discussione come arriva a quell'idea. Quindi quali domande si pone, eh, come sviluppa la sua argomentazione. Quindi proprio, proprio, diciamo, nell'ambito della teoria dell'argomentazione applicata, eh, beh, lì poi facciamo il, fare il salto di qualità. Magari, come hai detto tu, non sei una parola della divina commedia, però hai ragionato, hai rielaborato eh, lo stimolo e quindi sei arrivato oggettivamente ad avere una padronanza critica eh, più alta, che poi non sono discorsi teorici, perché poi noi abbiamo la memoria di lavoro eh, che funziona esattamente così nel nostro cervello, cioè eh, tutti questi stimoli che vengono processati eh, si possono processare in maniera attiva e in maniera passiva. In maniera passiva fondamentalmente non ci viene niente, in maniera attiva, come dice Kahneman, sistema 1, sistema 2, quindi in questo caso sistema 2, cioè quello lento. Eh, del, del pensiero logico, razionale eh, che va diciamo a, a criticare proprio qualcosa uno stimolo, un fenomeno eh, è quello su cui bisognerebbe puntare a scuola anche perché per il sistema 1 per il pensiero veloce, quello istintivo, rapido inconscio, penso che abbiamo la vita di tutti i giorni, quindi insomma almeno in quelle 5 ore a scuola dare priorità eh, a quello tra l'altro il pensiero, che cane manchiamo pensiero 2, pensiero razionale logico non istintivo, richiede proprio biologicamente fatica ed energia che non è infinita. Infatti, una cosa che possono notare tutti, e invito magari a rifletterci nella propria vita di tutti i giorni, quando si è in situazioni di stress e stanchezza, a fine giornata di lavoro, o dopo un litigio, dopo un allenamento pesante, viene molto. Tutti i ragionamenti che facciamo tendono a essere fatti di più col sistema istintivo, col sistema 1. Infatti, in generale è bene non fare scelte, non interagire, fare interazioni importanti con le persone, non ehm, prendere decisioni importanti, e via dicendo, in condizioni di forza e stanchezza e stress. Quando si dice Dormici su, riflettici bene, quello è vero perché tu ci dormi su, ripristini comunque la tua energia proprio biologica dei, nei, nei neuroni che ti servono per ragionare bene e attingere al sistema 2 per poter fare delle analisi razionali qualitative. Quando uno è sotto stress, eh, viene fuori, diciamo appunto, il sistema 1. Io dico viene fuori la vera natura biologica della persona, nel senso che viene fuori tutto il filtro culturale, razionale, logico che una persona si è creata con enormi sforzi durante tutta la vita, e viene fuori il puro istinto, okay? in tutte le cose, cioè anche nelle banalità uh, come può essere, che ne so, il controllo del comportamento alimentare, i binge eating arrivano sempre sotto stress. Anche il controllo emotivo delle emozioni. Magari una persona molto eh, che si sforza ad essere gentile e pacata ha delle reazioni di rabbia e che tratta male le persone quando è sotto stress perché viene meno tutto il lavoro che ha fatto lui di crescita e attinge alla sua pura natura di sistema 1. Quindi è importante capire anche questo concetto e il relativo concetto che la forza di volontà non è infinita perché è una risorsa biologicamente proprio. Uh, esauribile, ripristinabile, ma esauribile. Quindi, se uno uh, si organizza la giornata in modo da dover fare continuamente scelte di volontà in tutti i campi, arriverà un punto in cui scoppia perché è finita diciamo, l'energia per attingere a questa forza di volontà e inizierà a fare diciamo, scelte sbagliate perché non riesce più a resistere. Ma infatti io mi riallaccio proprio su questo punto, eh, il problema dei tanti motivatori mental coach eh, di, cui è pieno, di cui sono pieni i social è proprio questo, di puntare tutto sulla motivazione, che come hai detto benissimo tu è una fonte esauribile, e anzi anche si esaurisce anche in maniera abbastanza rapida, eh, e non sulle abitudini. Cioè noi sappiamo che comunque passiamo la maggior parte della giornata sotto sistema 1, quindi diciamo in e agiamo in maniera istintiva, incontrollata, ma allora, l'abitudine che cos'è? L'abitudine non è altro che eh, rendere un qualcosa, ogni un comportamento, un'azione, eh, renderla ripetitiva e automatica. Cioè, una volta che un è un'azione automatica per il nostro corpo, entra in gioco il sistema 1. Kahneman infatti dice, eh, per il principiante negli scacchi, parliamo sempre del sistema 2, a un certo punto però, anni di pratica, fare sempre le stesse mosse, eccetera, anche nella pratica degli scacchi, che sono forse uno dei giochi in cui c'è bisogno più di stare concentrati, di avere un pensiero logico sviluppato, eccetera, eh, anche, dopo, diciamo, anche in questo gioco si arriva poi a utilizzare in parte il sistema 1, quando ci si abitua talmente tanto si fanno sempre le stesse mosse. Ma quello è un po', il lo, se è possibile con gli scacchi, no? Quello è, è un gioco che è possibile fare anche con tutte le altre attività della vita quotidiana, che appunto devono essere automatizzate, devono essere rese abitudine. Cioè lì, cioè, lì si gioca la partita, tra virgolette, della crescita personale, non si può giocare sulla motivazione. Assolutamente, parlando di questo, infatti cito anche il libro Atomic Habits di James Clear, ancora una volta, che c'è anche in italiano. Fantastico testo. Non ricordo il titolo in italiano, ma c'è anche in italiano. E... e piccole abitudini per grandi cambiamenti, se non sbaglio, e... bruttissime. Esatto, eh, che appunto può aiutare tantissimo in quello che riguarda instaurare delle abitudini, che poi la mossa vincente per quello che, che hai appena detto. Cioè, eh, eh, e faccio anche un esempio banale eh, in ambito fitness, è infinitamente più facile fare la dieta non comprando e non avendo in casa cibi, diciamo, tentatori, che non avendoli e ogni volta decidere di non mangiarli. Cioè se tu hai soltanto gallette, pollo, broccoli e poi frutta e verdura in, in casa, tu la dieta la fai e i risultati li hai. Se hai dolci, merendine, biscotti e quant'altro, ogni volta apri il mobile devi decidere attivamente di non mangiarli, tu la dieta la fai due settimane, poi esplodi e ci avrai dei episodi di binge al 100%. Quindi eh, le abitudini sono fondamentali. Chiudendo un po' questo discorso di social e pensiero, Rientrando un pochino più nell'ambito più filosofico, eh, volevo affrontare il discorso del cosiddetto, io lo chiamo, Teorema del Pennarello di Homer, oppure ecco. di, di Cypher in Matrix, ovvero quel discorso sì. per il quale si dice che tutto il discorso che abbiamo fatto fino ad adesso, crescita personale, consapevolezza, togli il pilota automatico, eccetera. Risultato finale, se è più triste, è depresso, è infelice, perché. Uh, non riesci più a essere diciamo il classico stupido contento che si gode tutto non pensa non ragiona riflette sulle cose se ne brucia magari inizi a sentirsi più isolato perché ovviamente la stragrande maggioranza delle persone continua a vivere col pilota automatico quindi quando tu lo togli e fai uno step di crescita personale tende a sentirsi più solo trovi molte meno cambi le tue frequenze vai a frequenze diverse mm. e hai molto difficoltà statisticamente a trovare persone che sono anch'esse su quelle frequenze nuove che hai raggiunto e quindi vai un po' in dissonanza con la maggior parte delle persone con cui interagisci e questo ti può portare solitudine, depressione e quant'altro. Tu come la vedi? Allora, io sarei molto meno netto perché penso che mm. lo stupido felice sia un po' anche una caricatura perché molto spesso eh, lo stupido felice non è altro che quella persona che eh, appunto vive in preda a questi meccanismi molto probabilmente sarà una persona demotivata una persona stanca una persona con poche energie che quindi diciamo anche quando pensa di stare bene non avendo mai sperimentato il vero benessere passami il termine giusto per capirci eh, giustamente ecco non, non sa cosa si sta perdendo quindi magari quella ha settato la sua asticella eh, anche emotiva quindi della sua gestione emotiva su quel punto però non ha mai, diciamo, sperimentato effettivamente un benessere più ampio. Quindi, su questo, ad esempio, sarei cauto, ma poi soprattutto mh, quando tu dici giustamente sì, però poi eh, magari sei circondato da persone eh, che non, non vedono quel cambiamento, non lo apprezzano, eh, persone con cui tu non puoi magari interagire più come vorresti. Questo probabilmente è un problema. Eh, però allo stesso tempo mh, lì c'è anche la comunicazione che è importante con le altre persone, con le persone che ci circondano. Eh, anche lì noi eh, siamo sottoposti a tanti stimoli, ma siamo anche quelli che somministrano poi quegli stimoli ad altri. Sempre perché siamo animali sociali, noi abbiamo bisogno della socialità eh, in tutti i modi, siamo proprio animali simbolici e sociali. Quindi anche con le persone con cui noi siamo in confidenza, eh, noi dobbiamo farci portatori di quel cambiamento anche con loro. Poi certo c'è la persona perché, come abbiamo detto prima, magari più predisposta in un dato momento della sua vita eh, ad accettare un cambiamento e invece c'è la persona che in quel momento è chiusa. Assolutamente ci sta. Poi lì sta anche a noi, eh, anche utilizzo un'altra volta questa parola, gestire, fare management anche delle nostre relazioni perché poi è, è così. E adesso non voglio far apparire... Eh, la natura umana come un qualcosa da gestire, un qualcosa di meccanico che dobbiamo sempre mettere mano, però poi effettivamente noi siamo in continua mutazione e in continua evoluzione, proprio diciamo mentalmente parlando. Eh, quindi poi ci sta che tutti gli aspetti della nostra vita debbano a fasi alterne essere rivisti. Quindi eh, è un processo fisiologico, sarebbe possiamo, impensabile non possiamo farlo. dire Uh, quella verità assoluta che è che noi non siamo la stessa persona per tutta la vita anzi cioè a distanza e neanche di troppo tempo perché non è il tempo che conta e cosa fai in quel tempo cioè tu potresti in sei mesi diventare completamente un'altra persona perché ti sei esposto a stimolo hai fatto attività hai fatto una crescita personale eccetera lunghissima fortissima che ti ha completamente cambiato la visione del mondo le mappe cerebrali eccetera o magari a differenza della distanza di vent'anni e se la stessa persona che non hai fatto nulla di tutto ciò hai vissuto uguale vent'anni che è un po' il discorso dell'esperienza che io dico sempre a volte le persone confondono l'esperienza con il passare del tempo dici faccio questo uh -huh. lavoro da vent'anni faccio questa cosa da vent'anni sì ma se tu lo fai uguale da vent'anni non ti sei mai posto una domanda e magari hai continuato a fare sempre gli stessi errori per vent'anni non hai vent'anni di esperienza hai vent'anni di errori sempre uguali magari poi uno l'ha fatto per un anno ma si è fatto domande ogni giorno, ha cambiato approccio quando sapeva che sbagliava, ha approfondito, si è autocorretto, si è fatto correggere, eccetera. Un anno passato per quella persona in esperienza vale 3.000 volte 20-30 anni di un'altra persona che invece ha semplicemente portato avanti in maniera sempre uguale col pilota automatico le cose che faceva senza mai questionare nulla. Ah, assolutamente, ma infatti diciamo, eh, è anche il problema dello stupido felice cioè quello di cui parlavamo prima è proprio questo magari uno dice sì ma io per vent'anni ho sempre fatto così eh, però poi oggettivamente tu hai sempre fatto la stessa cosa hai vissuto col piatto con Mario ogni... non sei uscito dalla tua comfort zone dal tuo confine e quindi giustamente non puoi imparare niente non hai sperimentato mentre dall'altro lato il discorso che invece facevi sull'intellettuale triste quindi al contrario la persona appunto la sinoma del penarello di Homer ehm, io anche qui non non sono totalmente d'accordo perché io penso che prima o poi lo stupido felice si andrà a scontrare eh, fortemente con la realtà. Può essere questione di anni, ah, infatti, siamo pieni di crisi di mezza età che non è un meme, diciamo, ma è proprio una condizione esistente. cioè di persone che arrivano ad un certo punto della propria vita eh, per ragioni proprio anagrafiche. Eh, magari per una frazione di secondo tolgono il pilota automatico, inizia a dire: Ma dove sto andando? Che cosa ho fatto? Cosa sto facendo? Quanto mi rimane? Come. E devo utilizzare quel tempo e lì parte la crisi inizia a rivedere le relazioni eh, il lavoro l'ambiente sociale eccetera eccetera per quello dico sempre meglio farlo a periodi alterni della propria vita piuttosto che ritrovarsi a un certo punto a scontrarsi quindi quella è un po' la metafora dello stupido felice l'intellettuale triste secondo me appunto ripeto sì magari eh, sei circondato da, da relazioni da persone che non ti piacciono però lì a quel punto devi avere anche la, la forza eh, di, di chiudere eh, ciò che comunque ti sta stretto oppure magari anche di provare a recuperare proprio a quel punto se vedi che le cose non vanno non vanno e avere poi la forza invece di rischiare di agire eh, di, di entrare in ambienti sociali nuovi per quanto riguarda le relazioni perché poi è quello oggi ecco no, abbiamo parlato tanto del social però diciamo anche che il social ti permette comunque di eh, conoscere persone eh, che non potresti mai conoscere eh, magari nella tua città questo è un grossissimo punto a favore. Io e te ci siamo conosciuti sui social, stiamo facendo questa conversazione proprio grazie a questa tecnologia. Quindi, insomma, eh, questo è sempre da tenere in considerazione quando poi parliamo di relazioni. Sicuramente le relazioni virtuali, come è stato visto anche dagli studi, sono diverse dalle relazioni face to face, faccia a faccia in real life, d'accordissimo. Però allo stesso tempo, comunque, vanno ad agire su quasi gli stessi meccanismi per cui... Eh, avremo comunque una ricompensa, no? una scarica eh, quando troviamo delle buone relazioni, le relazioni che ci piacciono. Quindi oggi, sì, oggi si parla tanto di solitudine eh, nell'era social perché da un lato c'è la moltitudine e dall'altro c'è la solitudine, eh, però anche qui una persona che è consapevole di questi meccanismi, eh, che appunto ha fatto un'opera di crescita personale, eccetera, 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 tu l'abbiamo detto comunque una persona che mh, può anche sfruttare questi stessi meccanismi a proprio favore. Quindi mi rendo conto che è un discorso, come dire, è molto soggettivo, dipende molto dalla persona, dal suo carattere e dalle sue esperienze. Eh, poi perché uno ci sono individui più introversi, individui più estroversi, però comunque già il fatto di puntare eh, ad un obiettivo del genere già secondo me eh, fa la differenza. Sono d'accordo e dico e ti chiedo. Quanto poi eh, questi diciamo eh, stupidi felici sono davvero felici e quanti invece magari sembrano felici e poi invece sono depressi o comunque non stanno bene perché la loro, tra virgolette, stupidità o comunque eh, omologazione, seguire la moltitudine, la massa, non farsi domande, mettere il pilota automatico è... A sua volta un tentativo di coping con un disagio che vivono, no, no, ma è sicuramente un, un tentativo di coping perché poi eh, noi siamo esseri, appunto, anche non solo, non siamo solo animali sociali, ma anche simbolici, come dicevo prima. E quindi c'è sempre questo meccanismo di copiare, di conformarsi, cioè proprio un meccanismo inconscio dei, dei primati in generale, anche delle, delle scimmie, eh, banalmente. Quindi eh, alla fine arriverà sempre. Eh, il conto, <ride> per, com per come la vedo io, eh. e quel conto può essere più o meno salato. Poi, certo, ripeto, è anche un discorso di fortuna, di casualità. Magari c'è anche lo stupido felice che effettivamente alla fine si fa la sua vita, non si fa mai domande, eh, vive col pilota automatico, se la cava, tutto sommato se la cava, sta più o meno bene. Però, diciamo, eh, non possiamo vedere sempre gli estremi della Gaussiana, <ride> cioè nel mezzo ci sono tutta una serie di soggetti che comunque poi prima o poi si andranno a scontrare che poi anche qui adesso mi è venuto in mente la curva gaussiana il meme del cui no da eh. una parte c'è lo stupido ah, sì. dall'altra c'è l'intellettuale col cappuccio eh, anche lì in questo caso uno potrebbe dire eh, però lo stupido felice magari eh, può essere anche quella persona che vive nel presente e eh, quindi fa soltanto pensa soltanto al, al momento presente e eh, invece diciamo nella media ci sono persone che sono proprio stritolate dai propri pensieri e poi c'è l'intellettuale alla fine che ha capito magari pratica mindfulness, tutto quello che vogliamo e allo stesso tempo vive nel presente esatto, cioè... esattamente, che è un po' in me la ramificazione del concetto sì. del un pugno è solo un pugno eh. quando inizi non è solo un pugno quando studi, è solo un pugno quando sei diventato un esperto quindi potremmo dire sì. che forzando un po' Uh, quando sei diventato un esperto nella vita, nell'arte di vivere, eh. Eh, alla fine il presente è solo il presente, la semplicità è solo la semplicità, è, diciamo, la vita è solo la vita. Eh. Mentre invece, quando stai uscendo dalla situazione pilota automatico per cercare di imparare l'arte di vivere, arrivano tutti quei problemi, che, pensieri che ti travolgono e ti fanno vedere tutto nero, diciamo così. Sì, assolutamente. Vabbè, tu hai citato il maestro, giustamente, cioè, hai anche la maglietta, quindi voglio dire... No, però è, è, il discorso è interessante perché va a finire che tra dieci anni, se parlassimo degli stessi temi, <ride> arriveremmo a conclusioni totalmente diverse. È quindi nel senso. Bellissimo. Sì, e ed è, ed è, questo è anche molto interessante perché io ho iniziato a studiare filosofia un po' per, per questo no, quest amore, per la verità, no? però poi alla fine ti accorgi che la verità assoluta, eh, generale, standardizzabile, valida per tutti i contesti, probabilmente non c'è, non esiste e ci sono tante piccole verità eh, a cui possiamo accedere, che, però, magari non sono quello che, che immaginiamo. Come, come si dice? La, la realtà oggettiva non esiste, esistono solo infinite eh sì. realtà soggettive. Ognuno eh. vede il mondo dalla sua percezione, diciamo, infatti, poi c'è quella citazione attribuita a Jim Carriga e Odoro che è Uh, ho smesso di cercare di spiegarmi e giustificarmi alle persone quando ho capito che ogni persona vede il mondo e capisce quello che dici solo dal suo, dal suo livello percettivo. Sì, 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 ma assolutamente, noi costruiamo la nostra realtà in cui vivere eh, continuamente. Quindi, questa è un'altra un caratteristica prettamente umana del pensiero simbolico. Quindi. Ehm, più che più condivisibile, che poi è, diciamo, ehm, la filosofia la base del mio metodo comunicativo, che è quello di lasciare messaggi e spunti per le persone che possono coglierli, nel senso sono in una fase della loro vita, visione del mondo, percezione, crescita personale tale da essere predisposti e risuonare con certi messaggi e non invece il tentativo, diciamo, di convincere, convertire e quant'altro persone diciamo imboccando gli idee o, o concetti che magari non sono pronti e non, forse saranno in futuro, forse non saranno mai a digerire. E poi anche controproducente, perché poi alla fine, eh, se appunto le strutture cognitive non sono pronte eh, a fare un'opera di rielaborazione, eh, lì a quel punto ci sarà poi sempre il rifiuto a priori. Per quel tema, per quell'idea, perché comunque noi ehm, diciamo, quando troviamo dei messaggi che sono fortemente in, uh, in disaccordo con le nostre credenze di fondo, quindi il contrario del bias si conferma per intenderci. Eh, sottoponiamo comunque le nostre strutture ad uno shock, perché a seconda di te si apriamo a, dissona esattamente a dissonanza cognitiva, e quindi a quel punto ci sono due strade. Quella cosa mi fa cagare a priori e quindi nemmeno la, la voglio esplorare e basta, continuiamo ad andare avanti per la mia strada, oppure due, ma sai che forse questa cosa può essere approfondita, vediamo un po' che succede, e poi lì c'è cioè, poi fondamentalmente già un cambiamento. Perché tu ti metti in discussione. Io questo lo dico sempre. La, la cosa, diciamo, più importante è sempre quella di mettersi in discussione, cioè mettere in discussione quello che si dice, quello che si pensa, quello che pensano e che dicono gli altri, poi soprattutto. Ah, sì. eh quindi è diciamo che è il meccanismo per progredire, no? un po' per, per rimanere in tema filosofico, anche un po' la volontà di potenza di Nietzsche, eh, in un certo senso. Esatto, perfetto. Siamo in chiusura, quindi ti faccio l'ultima domanda, che è la classica domanda del dopo tutto quello che abbiamo detto, qual è il messaggio che hai più a cuore e che vorresti lasciare, diciamo, per gli ascoltatori quel messaggio, quello spunto che vuoi lasciare diciamo che tra gli ascoltatori ci siano persone al giusto momento della loro vita per coglierlo ok allora proprio mh, quasi a mo di slogan eh, diciamo mh, è una frase che mi piace moltissimo eh, diciamo avere la eh, mh, il coraggio di cambiare ciò che puoi cambiare la serenità di accettare ciò che non puoi cambiare e la saggezza di riconoscerle entrambe. Questa è una frase che mi piace moltissimo, perché presuppone un po' tutta quest'opera di consapevolezza di cui abbiamo parlato. Quindi, eh, e allo stesso tempo presuppone anche il non aver paura del cambiamento, di agire, di mettersi in discussione. Perché poi molto spesso, sempre rapidamente, tornando allo studio, lo studio non si mette in discussione anche per paura. Perché comunque è problematico mettersi in discussione, cioè si riflette sulla nostra esistenza, sul modo in cui conduciamo la vita. Quindi per me il, il take home message, diciamo il, il messaggio da portare a casa è questo: eh, consapevolezza, mettersi in discussione, eh, non accettare mai niente, eh, per non dare mai niente per scontato, eh, ed essere sempre critici, in primis su noi stessi, su tutti gli aspetti della vita, e poi eh, quando diciamo si, si affrontano certe tematiche, anche poi sulle, sulle tematiche stesse. Perfetto. Sul mettersi in discussione, praticamente ci possiamo rifare alla metafora della tazza classica mm. che riporta a Buddhism di origine di Zen, diciamo, che è quella del se la vostra tazza già è piena, non potete versarci più niente dentro perché trasborderà, quindi non entrerà nulla. Quindi quando volete approcciarvi a qualcosa di nuovo, dovete prima svuotare la vostra tazza in modo da poter metterci poi delle cose nuove dentro che tradotto vuol dire che ovviamente qualsiasi cosa vi approcciate, se vi approcciate con l'idea, con i vostri preconcetti, con le vostre aspettative, con le vostre preconcezioni e filtri su quell'argomento, eh, perché pensate di conoscerlo già, perché pensate già che sia buono, cattivo, eccetera, non potrete apprendere nulla e quindi dovete affrontare tutto nella vita Persone, studio, concetti, ambienti, qualsiasi cosa, diciamo, per quello che sono, cercando di spogliarvi da ogni forma di preconcetto e preidea confezionata su quell'argomento, su quella cosa, e poi dopo fare una valutazione. Dopo che avete, diciamo, assorbito e appreso quella cosa per quella che è, senza giudizio morale o quant'altro, una valutazione a posteriori. Mettendo insieme magari le cose che sapevate prima, quelle che sapete dopo, i concetti che avete sviluppato prima e sviluppato dopo. No, assolutamente, assolutamente sì, eh, pienamente d'accordo. Perfetto, siamo in chiusura, è stato un piacere enorme, sicuramente piacere mio. replicheremo questo tipo di chiacchierata in futuri episodi. Grazie a tutti per averci ascoltato e alla prossima. Grazie.